Premier Conte in Calabria e Napoli rassicura sull'impegno del governo per la legalità e sulla manovra dice alla Commissione europea domani dirò che vogliamo garantire la stabilità finanziaria. Sulla manovra l'Europa conferma l'apertura al dialogo. Moscovici, porta aperta, potremo trovare un accordo. Dalla Banca d'Italia timori nel caso di livelli troppo alti dello spread. A Corleone si torna a votare, 2 anni fa sciolto per mafia nel paese di Riina. Molte le iniziative ma polemiche sul candidato dei 5 Stelle. Di Maio lo sconfessa e non va al comizio. Presidente Mattarella sottoscrive una dichiarazione congiunta con altri 15 leader europei. Abbiamo l'obbligo di fare tutto ciò che è umanamente possibile per fermare i cambiamenti climatici. In Francia domani tornano i gilet gialli, schierati migliaia di agenti. 3/4 della popolazione appoggia la protesta. Un uomo asserragliato in un centro commerciale minaccia di farsi esplodere. Nel Mantovano un uomo brucia la casa della ex moglie, nel rogo muore il figlio di 11 anni, fermato con l'accusa di omicidio. Interrogato in carcere si rifiuta di parlare. Da nord a sud aumentano le chiusure di grandi librerie storiche, addio a luoghi che per decenni hanno promosso la cultura nel nostro paese. Al loro posto centri estetici e negozi di intimo. Buonasera dalla TG2 delle 20.30, alla vigilia dell'incontro domani sera a Bruxelles con il Presidente della Commissione Europea, Juncker, il Premier Conte torna sulla manovra economica. Spieghi